Ciao a tutti belli e brutti, benvenuti nel mio canale. Oggi un nuovo video, un video dove vi parlo di Madara, della CC di Madara e anche dell'SPF 30 di Madara che sto utilizzando da qualche settimana. L'ho comprato con lo sconto, se non mi sbaglio, del 10 o del 15%, perché comunque sono dei Madara è un brand high cost, quindi i costi sono un pochino altini. Io ho preso sia la CC sia la protezione SPF 30 per il viso che anche quella per il corpo. Di quella per il corpo non ve ne parlo perché non l'ho ancora utilizzata, ma vado a parlarvi di questi due prodottini qua. Costano entrambi più o meno sui 30 euro, sia la CC che l'SPF 30. Io l'ho presi da Nuvole Blu, mi sembra, perché aveva più o meno il 15%. Di solito prima di prendere i prodotti cerco sempre degli sconti per vedere magari se ci riesco a risparmiare qualche soldino, visto che comunque parliamo di prodotti costosini. Madara è un brand che a me piace tantissimo. Tutti i prodotti che ho utilizzato e che sto utilizzando, di cui magari vi parlerò, mi sono piaciuti e mi stanno piacendo. Ma vi lascio, prima di tutto vi lascio al video applicazione, perché ho applicato sia l'SPF che la CC, così andate a vedere l'effetto uniformante che fanno, perché dovete sapere che anche l'SPF fa un effetto uniformante nonostante non ha colore. Vi lascio subito al video e poi ci vediamo dopo. Round and round we go, losing self-control. Keep telling myself, but I don't wanna let you know. Is this what we become? Strangers on the run, looking for something, chasing the sun. All those days, trying to find a place. A place we all make and just be alone. Avete visto sicuramente l'applicazione, spero di non essere venuta troppo gialla. Mi sono munita di specchio, anzi mio marito mi ha fatto un accrocco pazzesco, mi ha messo lo specchio sotto al cellulare con lo scotch, insomma delle cose un po' che insomma che ringrazio, perché almeno ho sempre qui lo specchio dove riesco a vedermi, prima non ci riuscivo. Parliamo subito dell'SPF 30. Come vi stavo dicendo prima, io trovo che già l'SPF sia uniformante, ha questo colorino. Questo è il packaging interno, mi ero dimenticata di farveli vedere. Questi sono i packaging interni, sono da 40 ml, veramente molto pratico con questo beccuccio. Sono di un colore marroncino, come avete potuto vedere, è marroncino ma non colora, tende semplicemente ad uniformare. Si stende benissimo, assolutamente la scia bianca non esiste. Come vi dicevo, costa 30 euro da 40 ml per una PAO di scade il 7/2019, non ha la PAO, ha la scadenza, quindi scadrà il 7/2019. Ottimo quando vedo i prodotti con la scadenza. È, come vi dicevo, una crema viso con SPF 30, con fattore di protezione 30, si stende benissimo. Già la crema uniforma, ovviamente la andrò ad utilizzare sia, come sto facendo adesso, tutti i giorni in città che al mare. Mi raccomando, cercate di utilizzare sempre, sempre, anche in città, il fattore di protezione sul viso, perché quando usciamo i raggi solari, anche se siamo in città, spesso sento dire no vabbè, ma io esco, vado a fare la spesa, non lo metto. Errore assurdo. L'SPF va messo, la protezione solare va messa sempre, anche se andiamo a stendere i panni per intenderci, perché comunque ci sono i raggi solari che ci vanno sul viso e sappiamo che
provocano invecchiamento cutaneo, possono provocare veramente tantissimi danni alla nostra pelle. Protezione solare anti-age, questi prodotti di Madara vanno ad essere, oltre che protezione solare, e sì, vanno ad essere proprio dei prodotti di bellezza per il nostro viso. Con le cellule staminali vegetali, comunque degli antiossidanti che vanno a combattere, insomma, a proteggerci dai raggi solari, UVA e UVB. Ha sviluppato un complesso AOC e AOX, tiene sia acido ialuronico che semi di lampone, che vanno comunque a fare anche un effetto anti-age. Infatti, come vi dicevo, oltre ad essere una protezione solare, va ad essere proprio una vera e propria crema di con acido ialuronico, contro l'invecchiamento, per i danni solari. Diciamo che è una crema completa, si potrebbe mettere anche solo l'SPF e la CC dopo senza andare a fare altri passaggi. Io ovviamente metto un siero e poi vado ad applicare la crema sopra SPF. Vi dicevo, è una crema solare, ma vi fa proprio un effetto di come se fosse una crema per la nostra routine quotidiana, e in più anche un fattore SPF, quindi veramente una super rivoluzione secondo me. Avete visto che ha quel colorino marrone, ma non va a colorare, tende semplicemente ad uniformare il viso. Secondo me è adattissima, l'SPF è adattissimo a tutti i tipi di pelle, potete utilizzarla in città, al mare, sotto il make-up. Io la adoro, la sto utilizzando solo in combo con la CC perché mi piace, come potete vedere ce l'ho su, prima vi ho fatto insomma quel breve video applicazione, ce l'ho su. Io sopra vado semplicemente a tamponare, perché comunque fa un leggero effetto un po' lucidino, vado a tamponare con il fondotinta compatto di neve, il Flat Perfection, così mi va anche se ho qualche piccola imperfezione, tende anche a coprirmela, quindi tende veramente ad essere anche uniformante. Parliamo poi della CC City. Con SPF 15, anche questa è super morbida, si stende benissimo. Io entrambe le stendo con le mani, proprio come delle creme, e mi uniformano tantissimo l'incarnato. Veramente trovo che siano eccezionali. Preferisco usarle in combo perché vedo più comunque il fattore solare SPF 15 tende ad essere un po' bassino, ma anche perché, come vi dicevo prima, la crema che ha un SPF 30 va proprio ad essere una crema a tutti gli effetti, non una crema solare, ma un vero e proprio nutrimento per la nostra pelle. Anche la CC è una crema colorata che contiene acido ialuronico, anche questa qui contiene acido ialuronico, e ha il fattore AOC e AOX antinquinamento come l'SPF. Poi ovviamente vi parlerò anche della crema solare protezione 30 per il corpo quando andrò ad utilizzarla. Fornisce 18 volte più potere antiossidante questo complesso AOC e AOX. Proteggono la pelle dai materiali pesanti, dai metalli pesanti, dalle particelle sottili e dai raggi solari UVA e UVB. Ora, ovviamente il tono della pelle tende ad uniformarlo, cioè lo uniforma veramente secondo me meravigliosamente, e ovviamente a togliere i rossori, non copre le imperfezioni perché parliamo di una CC, ma va veramente ad uniformare i rossori. Voi, se vedete all'inizio del video, io veramente ho tanti rossori, adesso non li vedete più, come avete pure potuto vedere dal video applicazione. Quindi veramente io sto adorando sia la CC, li utilizzo in combo come vi dicevo, perché secondo me sono spettacolari. Appena andrò al mare la utilizzerò anche al mare, perché poi la cosa che mi ha lasciato veramente sorpresa del SPF 30 è che anche pur non colorando, perché non parliamo di una crema colorata, perché la crema colorata è la CC, ma tende ad uniformare già applicandola, pur non essendola colorata. Andandoci a applicare poi la CC mi uniforma tantissimo, ma veramente tantissimo l'incarnato. La CC può andare bene per una pelle misto grassa?
Diciamo che è un po' intrusetta, quindi io onestamente mi trovo benissimo perché poi vado, come vi dicevo, prima tampono con, perché non copre ovviamente la sisì, non copre le imperfezioni, non la sentiamo proprio sulla pelle. Appena messa, sia l'SPF che la sisì ci possono sembrare un attimo un ticcio, ci possono far sembrare un attimo la pelle unticcia. Basta aspettare 5 minuti che si assorbono e non sentite più nulla. Cioè, io arrivo alla sera che non avverto che ho creme colorate sul viso perché non andiamo proprio a sentirle. Tampono sopra perché magari se ho delle imperfezioni o ci vado a mettere un po' di correttore, ma onestamente non ci ho messo nessun correttore oggi. Sono andata ad applicarci semplicemente un fondo compatto, in questo caso il Flat Perfection di Neve, una spolverata di ciglia e via. Non avverto nulla sul viso, non me lo sento appiccicoso, mi piacciono tantissimo, sono adattissime al mio tipo di pelle. Io ho una pelle secca a zone, magari sul naso leggermente un po' più grassa. Secondo me vanno bene quasi per tutti i tipi di pelle. Il vero è che se abbiamo una pelle super grassa, dobbiamo andare a tamponare molto molto bene con la cipria, perché l'SPF tende ad essere le creme con fattore di protezione. Io non ho solo questa, ne ho anche una di Alga Maris. Fanno esattamente lo stesso effetto, leggermente un po' lucido, ma lucido già di loro nell'applicazione. Quindi va tamponato assolutamente con una cipria. Spero che questi prodotti di Madera, se avete la possibilità, provateli. Magari andate in qualche bioprofumeria. La colorazione di Madara della CC, ci sono due colorazioni, la medium e la light. Io non ho preso la light perché tendeva al rosa e perché secondo me era veramente troppo chiara. Ho preso la medium, che secondo me va benissimo. Perché? Perché si fonde con il viso, prendendo poi magari anche, può essere leggermente leggermente, forse ma proprio una tecchietta, leggermente scuretta, ma non va manco a vedersi più di tanto il distacco. Poi tra qualche giorno magari andrò al mare, prendo un po' di sole, quindi sarà proprio super perfetta. La light era troppo troppo chiara e tendente al rosato. Io che ho un sottotono giallo Simpson, per me non andava bene. E solo due colorazioni fa, ma si fonde benissimo al viso, perché ha questa, essendo una crema, perché come avete visto l'ho applicata proprio come una crema, si fonde con il nostro incarnato e tende ad uniformarsi a seconda della nostra pelle. Vi dicevo, avendo io un sottotono giallo, ho preferito prendere questa beciolina, che può sembrare spenta perché ha questo colore di beciolino spento, ma vi assicuro, no, quando lo andate ad applicare vi fa una pelle super luminosa, super idratata. Contiene veramente, come vi dicevo, vediamo nell'inci, vi faccio, questo è l'inci della CC, non so se riuscite a vederlo tutto. L'inci, se poi cercherò di farvelo vedere meglio. Questo è l'inci dell'SPF, anche l'SPF come primo ingrediente all'aloe e poi l'ossido di zinco, silicia, estratti, estratto di quercia, di camelia, acido ialuronico, cioè veramente hanno tante tante cose che mi piacciono, cioè sono spettacolari. Sia l'SPF che la CC vanno ad uniformare. Dovrebbero, secondo me, fare anche un'altra colorazione, perché è comunque più scura. Dovrebbero mettere un'altra colorazione per chi ha un tono olivastro, magari, perché credo che per chi ha un tono olivastro questa non vada bene perché è leggermente un po' chiara. Sono uscite da pochissimo, Madara ha lanciato questa linea con SPF da qualche mese e io non vedevo assolutamente l'ora di provarla. Fatemi sapere se anche voi avete provato questi prodotti, se li andate a provare. Seguitemi su Instagram, iscrivetevi al canale, condividete sempre i miei video, spolliciate in su se il video vi è piaciuto e commentatemi, commentatemi, commentatemi. Fatemi sapere se anche voi siete curiosi di provare questi prodotti, che sono favolosi, ma veramente favolosi. Costicchiano, perché costicchiano 30 euro l'uno. Cercate insomma un po' di sconti in giro, perché li trovate. Io ogni volta che devo acquistare preferisco trovare e-commerce che comunque mi danno anche un 10-15% di sconto, perché sono dei prodotti abbastanza cari.
Ma validissimi, super uniformante, idratante. Questo complesso all'interno, secondo me, è favoloso perché idrata, rende la pelle luminosa, si assorbe, non fascia bianca, è uniforme da morire anche l'SPF. Io vi saluto, vi ringrazio, vi mando un grosso bacio. Ciao!